testa. Quindi una lettura sequenziale di tabella mi prende 20 righe, un po' tantine. Facendo girare il vacuum, lui che fa? Toglie le tuple invalide, ricompatta i dati e rimette in condizione la lettura della tabella in maniera efficiente. Un'altra cosa che effettivamente lanciata con la clausola full, quindi molto più onerosa in termini di iOS di disco, e se viene lanciata con il comando vacuum full. Il vacuum full, oltre a ricompattare i blocchi, fa effettivamente muove i blocchi cercando di ricompattare a livello di tabella. Il vacuum full fa anche un'altra cosa, vi previene il discorso dell'executive wraparound. Bene o male ve l'ho spiegato prima, non era altro che gli stessi. L'executive wraparound praticamente funziona in questo modo. La lettura della transazione, del transaction ID, viene fatto con il modulo 32. Modulo meno 2 alla 31, praticamente un sistema di confronto matematico che praticamente garantisce uno spazio circolare di 4 miliardi. Qualsiasi numero confrontato in quel modo ha 2 miliardi avanti e 2 miliardi indietro. Quindi praticamente che succede? Succede che in qualsiasi momento io ho una transazione, qualsiasi sia il suo numero, io ho 2 miliardi di transazioni in cui lui sarà sempre, avrà sempre roba nel futuro e poi ci avrà roba nel passato, farà il giro anche in quel caso. Quando faccio girare il vacuum full, lui che cosa fa? Prende la riga che ha quel transaction ID, la marca come frozen, quindi la marca come bloccata ad un valore arbitrario che è l'XID frozen, e che praticamente viene considerato sempre nel passato. Quindi da quel momento in poi, quando è stato fatto girare il vacuum full, tutte le righe che in qualche modo si stavano avvicinando al wraparound, che comunque sono candidate per essere rimappate come frozen, vengono marcate con quel valore speciale e da quel momento in poi restano bloccate finché non si fa la cancellazione. Se si fa l'update, ovviamente viene inserita una nuova riga che avrà un XID diverso, e a quel punto poi, con l'andare del tempo, girando di nuovo il vacuum full, verrà rimarcata come frozen. E bisogna anche in questo caso lavorare molto, ci sono un po' di parametri da leggere, sono anche abbastanza commentati abbastanza bene sul file. Sono dei parametri per tunare a modo che durante la fase di vacuum full non troppe righe, né troppo poche, vengano rimarcate come frozen, perché altrimenti si rischia di avere tuple che magari potrebbero restare lì tranquillamente, perché ovviamente sono state create da poco, vengono subito rimarcate, mentre magari se si va un troppo in alto nel valore si rischia di andare a finire sotto il wraparound. Quindi bisogna lavorarci un pochino, cercare di capire l'attività del database e cercare di ottimizzare i parametri. Lettura di la distribuzione, quindi ho fatto girare mia analyze, la mia tabella. A questo punto che cosa ha fatto? La mia tabella ha un indice, ha elaborato tranquillamente tutte le informazioni, l'ottimizzatore sa che esiste questo indice. A questo punto io voglio sapere effettivamente come ragiona l'ottimizzatore. In mio aiuto mi viene la clausola, il comando explain. Explain non fa altro che spiegare come viene risolto un piano di distribuzione. Explain select star from test where object ID uguale a 10.739.10. Lui non fa l'esecuzione della query, ma manda sull'output il piano di esecuzione stimato, cioè lui dalle informazioni che ha dal catalogo di sistema, dalle statistiche, stima che un piano di questo tipo sia funzionale. Per sapere effettivamente qual è il piano di esecuzione utilizzato, bisogna dare explain con la clausola analyze. Occhio, perché la clausola analyze esegue effettivamente la query. Se è una query che dura 45 minuti, dovete aspettare i 45 minuti per arrivare in fondo e avere il piano di esecuzione. Bisogna giocarsela anche in questo caso. Quanto posso spenderci di tempo, quanto posso andare di stima e così via.
la lettura del piano di esecuzione avviene dal punto più indentato, andando verso sinistra, e dal basso verso l'alto. Quindi in questo caso abbiamo due bitmap, abbiamo un bitmap index scan, così guarda che cosa significa. Successivamente fa una index condition, che è la where che gli ho piazzato nella mia select, poi fa un bitmap heap scan, recheck condition, ricerca la condition che aveva trovato in basso, dopodiché applica l'operatore limit per tirare fuori soltanto 10 righe. L'operatore limit, occhio, perché significa che praticamente lui, se fa un sequential scan va avanti anche se va distribuito 10 righe. Cioè, se devo fare un sequential scan di una tabella da 10 milioni e devo recuperare soltanto le prime 10 righe, lui lancia il sequential scan, recupera le 10 righe e poi il sequential scan va avanti e mi carica la macchina. Della 8.3 dovrebbe essere risolto un pochino questo problema, dovrebbe essere molto più intelligente il discorso dei limit. C'è un po' di dibattito sulle patch che stanno andando in fase di commit, direi, è una coperta scozzese la tabella delle patch, ci dato un occhio sul wiki degli sviluppatori, stanno andando avanti, speriamo che esca presto perché sono veramente curioso, c'è un po' di caratteristiche interessanti sulla 8.3. In testa all'operatore c'è un po' di informazioni numeriche tra parentesi. Operatore, quindi l'operatore che viene applicato ai miei oggetti durante la fase di risoluzione di esecuzione del piano di esecuzione, abbiamo un cost, rows, quit. Che cosa mi dicono queste cose? Il cost praticamente mi dice costo minimo, costo massimo dell'operazione che sto andando ad applicare. Nel caso per esempio del bitmap index scan, io ho un costo che variabile da 0 a 11.82, arbitrario. Poi abbiamo nel bitmap index scan, lui parte con 11.93, quindi effettivamente ha dovuto passare i dati all'operatore, quindi l'ha maggiorato leggermente perché c'è un po' di operatore, un po' di tempo di CPU che va a maggiorare. E poi il costo massimo stimato nel suo caso è 1353, per un po' di roba. Il dato successivo mi dice mi aspetto di recuperare 469 righe. L'ampiezza della riga in termini di byte 25 byte. Limit, anche in quel caso il limit ha un costo variabile, quindi in realtà parte da anche lui da 11,93 perché poi è il costo minimo del bitmap scan. E secondo lui il limit al massimo costa 40, quindi in realtà noi abbiamo due operatori che lavorano, l'ipscan che può arrivare fino a 1300 e rotti, e poi abbiamo il limit che costa 40. Secondo lui il costo è 40, però in realtà è abbastanza fuorviante perché comunque l'ipscan va avanti anche dopo il limit, quindi secondo lui il piano costa poco, però magari ci accorgiamo che c'è molta attività sul disco perché comunque va avanti l'operatore che lui ha completamente scordato di considerare. Gli operatori del piano di esecuzione, abbiamo visto bitmap heap e bitmap index scan. Questi due operatori sono una novità dalla 8.1 in poi. Sono l'artefatto per avere indici bitmap senza averli su disco. Gli indici bitmap sono una caratteristica che si ritrova per esempio in Oracle, Enterprise Edition, la standard non ce l'ha, che sono praticamente delle mappe di bit molto compatte che servono per rimappare semplicemente le occorrenze dei dati all'interno di una riga. Tutto qua. La cosa interessante è che gli indici sono molto compatti, si tirano in memoria alla velocità della luce. Dopodiché si fanno gli operatori bit a bit e restituiscono in tempi rapidissimi i dati della web condition. Il male di questi indici dovrebbero essere inclusi sul disco nella 8.3, non li includono nella 8.4, perché evidentemente c'è stato qualche problemino. Il male di questi indici è la fase di update. Essendo così compatti, quando io vado a fare un update che vada a coinvolgere dati gestiti da questi indici, l'aggiunta dei lock, l'aggiunta degli overhead per poterli rilocare impegnano talmente tanto il sistema che letteralmente per
quanto riguarda Oracle, disdraiano le prestazioni del database. La macchina completamente